Sono Loris Mazzorato, sono stato sindaco del comune di Resana in provincia di Treviso per 2 mandati. Proprio per le mie prese di posizione contro le ingiustizie, gli obblighi vaccinali, le restrizioni che da sempre vanno contro la Costituzione, il furto dalle banche popolari venete dei risparmi a migliaia di soci e di famiglie, sono stato sfiduciato anzitempo. Avete sentito parlare di Cura Italia? Di scudo legale per il coronavirus? Partiamo da una premessa fondamentale. Quando è scoppiato il Covid-19 o coronavirus, i primi ricoverati subivano intubazioni con i ventilatori. Vi ricordate la mancanza dei ventilatori? Ebbene, 9 su 10 morivano. Questi erano i protocolli medici e guai, dico guai ai medici che obiettavano. Ora quasi tutti guariscono da quando hanno cambiato i protocolli. Cosa ci fa capire questo? I protocolli erano sbagliati e hanno ucciso, me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, hanno ucciso migliaia di persone. E per nascondere le prove hanno obbligato medici a stare zitti e hanno cremato le vittime, distruggendo le prove che sarebbero emerse con le autopsie. Qualche medico si è opposto, sappiamo quanti sono stati ridicolizzati e marginati. Con lo scudo legale per il coronavirus, in primis il PD e a seguire sembra anche altri partiti, vogliono l'immunità per molte figure responsabili di questi crimini contro l'umanità. Ricordiamo tutti cosa è successo nel processo di Norimberga. Vogliono tutelare medici, sanitari, apparati dirigenziali delle strutture sanitarie. Si parla anche per i politici stessi. Ritengo che abbia grosse responsabilità di quanto successo anche il capo dello Stato e il governatore della Regione Veneto. La magistratura non ha la forza di indagare e condannare i responsabili, proprio perché è di parte. Non è un luogo comune, ma ora con il MES arriveranno molti miliardi, tantissimi, che servono ad alimentare ulteriormente corruzione, dalla politica ai medici, dalle forze dell'ordine ai giudici e per finire ai mezzi di comunicazione. L'Italia è il paese con il più alto indice di penetrazione mafiosa e corruzione. Si trova al 77° posto in fatto di libertà di informazione. Anche se ho ricevuto denunce, intimidazioni, io non mi arrendo e fino a che sono vivo lotterò per la verità e la libertà. Evviva la vita! Vi chiedo solo una cortesia, se siete d'accordo con quanto ho detto, per cortesia fate girare questo video. Grazie.